Onoraria a un uomo dello Stato, ecco, a un carabiniere. È un bellissimo momento, una bellissima pagina, continua la riscoperta, diciamo, dei nostri valori, così come abbiamo fatto nel passato con le scuole e solo qualche tempo fa con la riscoperta delle nostre origini locali, con quella bella pagina su Francesco Sofia Alessio. Abbiamo avuto anche una riscoperta delle radici con la venuta del principe, anche lì una bella pagina di storia che hanno approfondito molto i nostri studenti, perché noi siamo convinti che il presupposto fondamentale per costruire un ottimo futuro sia la conoscenza del passato. E oggi questa pagina che riguarda Salvo D'Acquisto, questo eroe che veramente con il suo gesto, diciamo, altruistico, di grande fede, di grande umanità, ha lasciato il segno anche nei nemici, nel senso che hanno considerato Salvo D'Acquisto veramente un uomo grande, che nonostante l'età, giovanissimo, sia riuscito a compiere questo gesto di estremo altruismo, dando la possibilità a 22 persone di poter salvare la vita, immolando lui la propria. Quindi Salvo D'Acquisto oggi giustamente celebrato in tantissimi comuni con la cittadinanza onoraria, noi siamo tra quelli, ci onoriamo di essere, speriamo di poter presto intitolare anche una via a Salvo D'Acquisto, e oggi formalizziamo quello che noi abbiamo fatto in consiglio comunale, diciamo, facendo questa cerimonia con i ragazzi in maniera tale che la memoria storica venga passata a loro e loro custodiscono questo ricordo di principi e di valori che Salvo D'Acquisto trasmette veramente a piene mani. Sì, è bello davvero pensare che anche a Torrianova venga data la cittadinanza onoraria ad una figura così straordinaria, non solo per il suo amore verso l'arma, ma anche di più per il suo sacrificio, un sacrificio che nasce da un cammino di fede, vissuto sin da piccolo, e quindi questo cammino l'ha portato a compiere questo atto straordinario, donarsi per salvare, ecco, tante vite. Quindi è bello che per la nostra città di Torrianova ci sia come cittadino onorario una figura così straordinaria come quella di Salvo D'Acquisto. Un momento importantissimo per tutta quanta la collettività, perché nel ricordare un eroe dell'Arma dei Carabinieri ci stringiamo intorno a tutti quanti gli operatori delle forze di polizia del luogo e speriamo di sollecitare uno spirito di comunità sempre attiva e in difesa della Costituzione, degli ultimi e soprattutto di tutti quanti i cittadini che credono ancora nella possibilità di un riscatto a nostra terra.